Benvenuti a tutti, sono Beatrice Zulian, laureanda in storia dell'arte presso l'Università di Genova e oggi voglio portarvi all'interno del Palazzo di Tommaso Spinola per ammirare gli straordinari affreschi e attraverso questi scoprire un po' di più della Genova di metà Cinquecento. Ci troviamo adesso in salita Santa Caterina, proprio davanti al palazzo fatto costruire alla fine degli anni 50 del Cinquecento da Tommaso Spinola, da cui trae il nome. Per volontà del primo proprietario, l'edificio fu costruito su progetto dell'architetto Giovanni Battista Castello, comunemente chiamato il Bergamasco per via delle sue origini. Altresì, sempre al Bergamasco, spettò l'ideazione di alcuni elementi architettonici principali che caratterizzano sempre il prospetto su salita Santa Caterina, come il portale. Una volta attraversato il portale, ci troviamo finalmente nell'atrio del palazzo, dove possiamo ammirare le soluzioni adottate dal Bergamasco per ovviare ad almeno due evidenti problemi: il dislivello tra l'accesso e il ballatoio con cui si accede al vano scala e la simmetria data dalla presenza di una sola rampa di scale e completamente spostata a sinistra, risolti mediante la grande scalinata monumentale e il diaframma triforio, che conferiscono grandiosità e monumentalità all'ambiente. Questo ambiente, così come quelli che conducono al primo piano nobile, sono caratterizzati da una decorazione a fresco realizzata nella prima metà degli anni 60 del Cinquecento dai fratelli Andrea ed Ottavio Semmino, caratterizzata dalla presenza di grandi riquadri centrali che raffigurano scene tratte dal mito. Ci troviamo adesso nel grande salone centrale, dove, volgendo lo sguardo al soffitto, possiamo ammirare gli affreschi realizzati nella prima metà degli anni 60 del Cinquecento dai fratelli Andrea e Ottavio Semmino e raffiguranti alcune gloriose imprese dell'imperatore Carlo V. Scorgiamo quest'ultimo nella parte destra del grande riquadro centrale, connotato da alcuni attributi che ne esprimono il potere: il toson d'oro al collo, l'aquila asburgica che spicca dal padiglione alle sue spalle, il capo cinto dalla corona di alloro, mentre si rivolge con un gesto potentissimo a una figura che, inginocchiata di fronte a lui, capiamo subito essere quella di un vinto. Quest'ultimo, infatti, è Giovanni Federico di Sassonia, ormai ex comandante della Lega di Smalcata, costituita dall'unione di tutti i principi elettori protestanti di area tedesca che si erano rifiutati di partecipare al Concilio di Trento indetto da Paolo III Farnese. Quello che vediamo nella sezione destra del grande riquadro centrale è appunto la conseguenza del celebre scontro, che vediamo affrescato nella parte sinistra del grande riquadro, dove un grande numero di soldati asburgici circondano e sconfiggono i soldati della Lega. L'esito di questo celebre scontro fu fondamentale nella politica imperiale di Carlo V, che si trovava adesso a dominare un'area vastissima, unita finalmente anche sotto il punto di vista religioso. Di quest'area faceva parte anche la città di Genova, che proprio nello stesso anno, nel 1547, si trovava a vivere le tragiche vicende della congiura dei Fieschi. La congiura si risolse tristemente per gli esponenti della famiglia filofrancese, che videro distrutte le loro dimore e bannate di perenne tradimento le memorie della loro famiglia. Alla luce di queste considerazioni, gli affreschi sul soffitto del grande salone centrale del Palazzo di Tommaso Spinola assumono una duplice valenza: da un lato un aperto sostegno al potere imperiale, dall'altro una constatazione della futilità, dell'inutilità di ogni tipo di ribellione, con un evidente parallelismo tra i ribelli tedeschi e i congiurati genovesi. A tale lettura concorrono le quattro scene che si collocano lungo i lati del grande riquadro centrale e che rappresentano, insieme a questo, le cinque tappe fondamentali nel percorso di consolidamento del potere di Carlo V, a partire dal 1525, data della celebre battaglia di Pavia, dove Carlo V sconfisse ed accettò la resa del sovrano francese Francesco I, ottenendo così da lui le terre precedentemente sotto il suo dominio, tra cui peraltro anche alla città di Genova. Si passa poi ad un altro riquadro dove si raffigura la sede della città di Firenze, avvenuto qualche anno dopo, tra il 1529 e il 1530, una tappa fondamentale che vide coinvolto lo stesso Carlo V e che instaurò da quel momento in poi un periodo di distensione nei rapporti con lo Stato della Chiesa, dopo i tragici eventi del Sacco di Roma del 1527.
si passa ad un'altra scena fondamentale nella quale si ritiene di poter vedere quella che è la liberazione della città di Vienna dall'assedio posto dal sultano Solimano il Magnifico ad opera delle truppe asburgiche, avvenuto più o meno negli stessi anni dell'assedio di Firenze. Conclude la serie un riquadro importantissimo dove si vede Carlo V in dialogo col suo ammiraglio, proprio Andrea Doria, a seguito dell'importantissima battaglia di Tunisi del 1535, per la quale il principe Andrea Doria aveva fornito un consistente numero di galee e aveva così favorito la vittoria, riconfermando così anche il proprio ruolo di garante nell'alleanza tra Genova e la Spagna. A coronamento e a sostegno di questi messaggi concorrono anche quattro belle allegorie femminili raffiguranti la vittoria navale, la pace e la fama, racchiuse in ovale, poste in dialogo con gli altri riquadri del soffitto. Ci spostiamo adesso in una sala più piccola e attigua al grande salone centrale, dove, alzando gli occhi al soffitto, scorgiamo gli straordinari affreschi realizzati da uno dei più celebri artisti del Cinquecento genovese, Luca Cambiaso, che nella sua piena maturità, nella prima metà degli anni 60 del Cinquecento, realizza per Tommaso Spinola una composizione di altissimo livello qualitativo, ma di enigmatica lettura. Concentrandoci adesso sul riquadro centrale, scorgiamo come i protagonisti si dispongano in tre gruppi distinti e in una struttura quasi piramidale, al cui vertice troviamo Apollo, che assiso sul monte Parnaso si trova in dialogo con una figura che rivolge le spalle allo spettatore, mentre negli angoli della base due gruppi di muse, di cui notiamo la bellezza di alcuni dettagli, come i panneggi mossi da un vento tutto interno agli affreschi, le ricercate acconciature e le pose, che le connotano nelle loro azioni. Tuttavia, sembra di poter riconoscere nella figura rivolta di spalle quella di un personaggio positivo, Cipselo, tiranno di Corinto, che secondo quello che ci racconta Erodoto nelle sue storie, seppe porre fine a un'egemonia lunga e dinastica a favore di un buon governo e che in relazione a Genova potrebbe risultare coerente con il cambio di orientamento politico e di alleanze instaurato da Andrea Doria nel 1528 a favore della Spagna. Notiamo adesso però un dettaglio curioso nei riquadri che circondano il grande affresco centrale e che concorrono insieme a questo a descrivere le vicende del protagonista. In particolare questo è ambientato in un bagno che sembra evocare gli straordinari bagni realizzati da Galeazzo Alessi nelle ville degli aristocratici genovesi e che ebbero un così grande successo da essere citati quale campione di qualità delle architetture realizzate dall'architetto perugino dallo stesso Vasari nella vita che dedica all'artista. Siamo così giunti alla conclusione della visita del palazzo fatto costruire alla fine degli anni 50 del Cinquecento da Tommaso Spinola e passato a diversi altri proprietari nel corso dei secoli fino ai giorni nostri. Il palazzo, oggi iscritto nell'elenco dei 42 siti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, si svela per la prima volta al grande pubblico, che è così in grado di apprezzarne le modernità e le ricchezze che già nel 1588 lo fecero ritenere degno di essere iscritto nell'elenco degli alloggiamenti pubblici e di poter ospitare nelle sue stanze ospiti illustri.